Ma sai, una bella tappa, una tappa che è tra le più difficili, tra le più belle, e penso che, come è successo negli anni scorsi, ci sarà una bella battaglia. Sì, perché oltre a Fabio Aru e Vincenzo Nibali, i nostri due uomini per le grandi corsa tappe, ci sono altri campioni come Quintana, come Pinot, come Van Garderen, come Cruijswijk, come Bollema. Questi due ultimi sono olandesi, che tra l'altro sono molto forti. Cruijswijk l'anno scorso ha rischiato di vincere il Giro, poi anche per colpa di una caduta non ci è riuscito. Quindi sarà veramente una bella sfida. Io ricordo, il primo risale al 93, quando arrivammo su ad Europa, vinse Ghirotto, io arrivai diversi minuti dopo, ma il ricordo più bello è sicuramente quella fantastica impresa di Pantani, io la commentai, quindi ancora adesso, se chiudo gli occhi, mi vengono ricordi spettacolari di questo Pantani che riuscì a superare negli ultimi 5-6 km una cinquantina di corridori. Sì, speriamo che sia veramente, diciamo, la volta che il Giro d'Italia non viene Biello mordi e fuggi, ma che costituisca veramente un'occasione per questo territorio, per Biello e per tutto il territorio biellese. Noi ci stiamo lavorando a tutta una serie di iniziative. Speriamo di riuscire a portare in porto prestissimo anche la tappa Castellania-Biella, che verrà effettuata da Ciclo Amatore una settimana o due settimane dopo il Giro, e pensiamo di fare tutta una serie di manifestazioni che copriranno dal mese d'aprile fino al mese di luglio. Tutte le associazioni sportive ci stanno lavorando, speriamo bene. Una grande opportunità per il Piemonte, una grande opportunità per questo territorio, che ci regalerà grandi emozioni. Sicuramente stiamo facendo bene a promuovere questo sport, uno sport che permette a tutto il territorio di essere noto e conosciuto al resto del mondo. E mi raccomando, tifiamo sport, tifiamo ciclismo, ma soprattutto stiamo uniti per un territorio fantastico da promuovere. Ricordo di tantissime persone, una giornata di grazia, di la mia prima vittoria al Giro d'Italia, che poi è stata la prima e anche la penultima, e quindi bello, un gran ricordo, un contesto, insomma, anche come santuario per la storia che ha fatto il Giro lì, soprattutto Pantani nel 99, e anche personalmente è stata una giornata speciale. Ma sarà una tappa sicuramente che, secondo me, non ci sarà una fuga da lontano, perché la tappa è piuttosto breve, e quindi vedremo i leader del Giro d'Italia, tutti i campioni, a darsi battaglia, quindi un gran bello spettacolo. Poi lo spettacolo sarà dato anche dalla gente, perché abbiamo sempre visto nelle edizioni precedenti che lo spettacolo era anche da fuori, sarà una grande tappa.